Ciao ragazzi, sono sempre Alberto di Daico Gioco Componibile e oggi vi racconto il kit casetta. Bene, apriamo la nostra scatola e abbiamo sempre il nostro consueto pieghevole. Non dimentichiamo di dare sempre una lettura, un'osservazione a quello che c'è scritto. Ci serve per restare sempre in linea con il nostro gioco, il nostro Daico. Allora, svuotiamo la scatola e notiamo che abbiamo un kit che è rappresentato da un numero che comincia a essere considerevole di pezzi. E allora vorrei ricordarvi, per come quando ci capita di fare un puzzle, che facciamo una prima analisi dei pezzi e questa la facciamo in questo modo. Andiamo a separare i pezzi e fare un po' di ordine. Vediamo che abbiamo diversi pezzi da 8 centimetri. Sapete che ormai noi parliamo in questi termini: 8 centimetri, 6 centimetri, 4 centimetri. E vediamo di raggrupparli. Questo ci serve a fare chiarezza e ordine per quello che sarà la nostra costruzione. Abbiamo dei pezzi che cominciano a essere numerosi per il tetto. Sono in questo caso 8. Mettiamoli, beh, visto che si tratta di un tetto, sarà sicuramente da mettere per ultimo, e allora possiamo lasciarlo lì. Tutti questi pezzi, invece, visto che è una casetta, quello che dovremo fare, sicuramente saranno per costruire la struttura, la casetta stessa, e allora saranno quelli che affronteremo. Bene, io sono le vostre istruzioni, quindi voi seguite me. Allora, partiamo con il pianterreno, con il primo giro. Allora, il primo giro è costituito e costruito in questo modo. Sono tutte sezioni da 6 centimetri messe in questo modo. Ok, abbiamo quasi ultimato il perimetro della casa. Abbiamo un pezzo da 4. Abbiamo fatto la nostra spazio per la porta. Iniziamo col secondo piano, sempre pezzi da 6. Cominciamo a chiudere. Cominciamo un pochettino a incatenare il nostro daico. Ok? Noi sappiamo che i pezzi fresati hanno bisogno di essere spostati per avere lo spazio giusto. Spingiamo, uniamoli. Abbiamo un punto dove verrà unito con il pezzo da 4, il famoso legante. Ok? Lui quando entra blocca il nostro sistema, ce lo chiude, non gli permette di uscire. Ok? Sempre con il pezzo da 6 e ancora con un altro pezzo da 6. E per finire con un pezzo da 4, ma non per finire. Manca l'ultimo piccolo elemento che va a definire il perimetro della porta. Ok, cominciamo ad avere una struttura che sta insieme. Questo è il perimetro della nostra casa. Già cominciamo a vedere la sua dimensione. Chiamiamolo architrave, chiamiamolo come volete. Eccolo qua, il pezzo da 12, quello che va a completare un pochettino lo spazio della nostra porta, la dimensione. Il pezzo da 6. Poi abbiamo un pezzo da 8, ma prima un pezzo da 4. Lo metteremo qua, a legare, appunto. Poi c'è un altro pezzo da 4 che va a legare. Attenzione che se non si inserisce, significa che il nostro pezzo da 12 ha invaso un pochettino lo spazio del 4. Siccome scorre fresa, spostiamo e poi ci riallineiamo. Ricordate sempre che i pezzi fresati scorrono e possono invadere gli spazi. Ok? Lo vediamo? Lo vediamo? Possiamo anche rivederlo. Ma lo vedrete e lo toccherete con mano quando lo farete. Ok. Ora andiamo ad ultimare
semplicemente con l'ultimo pezzo da 8, il retro. Allora, abbiamo dato forma a due piccole finestre, perché insomma questa casa deve avere anche delle finestre. A questo punto, vedete, la struttura è solida. Se siete arrivati a questo punto senza dover scorrere indietro, mi avete seguito bene. La parte difficile è già andata. Perché ora con questi pezzi da 8 non faremo altro che ultimare il perimetro. Due da un lato, due dall'altro. Ok, come vedete, ok. E i due da 4 che vanno a completare, ok, la nostra casetta. La nostra casetta strutturalmente è ben robusta, forte. A questo punto pensiamo a ultimare con il tetto. Abbiamo i due pezzi da 8 che vanno montati trasversalmente. Eccoli qua. Premete sempre bene, compattate sempre bene il vostro daiko. Dovete avere il piacere di unirlo. Godetevi questo piacere. Iniziamo già a chiudere il tetto. Qua è chiaro che abbiamo una sezione dove andremo a fare pressione solo sul piolo. È inutile fare pressione da questo lato, cederebbe, ma noi facciamo pressione sul piolo, lo allineiamo. E allineandolo otteniamo il risultato che abbiamo bisogno. Guardate che carino, come va a concludere bene il tetto della vostra casa. Questi qua mi sembrano i tetti inglesi, i tetti delle case di Londra, che hanno tutti quei camini numerosi, tutti uno in fila all'altro. Quando io e il mio amico Max abbiamo ideato questa casetta, ci ha dato quell'impressione. Ecco, e per metterlo in risalto, i pezzi da 4 saranno proprio queste colonnine dei camini famosi delle case di Londra. Ok, premete bene, girateli, voltateli, trovate la sezione, date anche qualche botta e ultimatelo col vostro camino, il camino principale. Ok? Se siete poco fissati, ecco. Ok. Benissimo. I pezzi del daiko, quelli da 4, ricordate che quando sembrano così duri è perché sono i pezzi leganti. Utilizzandoli si possono ammorbidire, ma loro hanno questo compito di tenere ben ferme le sezioni, a differenza di quelli fresati. Questa è la vostra casetta ultimata. Nei miei movimenti, nei miei gesti avete colto come unirli, come andare a strutturare il tutto. Allora, bene, con questo video io vi ho mostrato anche questo kit. Non dimenticate mai di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti al nostro canale. La nostra mail la vedete sempre passare sotto e ci vedremo al prossimo kit. Per ora buon divertimento e buon gioco. Ciao a tutti. Ciao ciao.